Innanzitutto, come va? Come stai? Sto bene, mi sono ripreso, ho mangiato, mi sono ricucinato, ho avuto modo di vedere parenti, amici, insomma, è stato un anno lungo, quindi finalmente non essere più a dieta, non dovrò pensare di doverci tornare per il momento, relax totale, insomma. Cioè, ti prendo un po' di vacanza adesso. Se tutto il mese mi prendo, poi con gennaio ripartiamo, però non voglio sentire né un pugno, né un guantone, né l'odore della palestra per tutto il mese. Senti, io direi di fare le domande scomode subito, almeno ce le leviamo un po' dalle scatole e poi parliamo del futuro. Polemiche nel primo match, polemiche nel secondo match. A noi pubblico ci ha emozionato molto tutto ciò, rendendoci partecipi, ma ci piacerebbe sentire la tua su come ti senti dopo aver affrontato questa faida e soprattutto su quanto ti senti uscito vincitore al di là del risultato scritto. Onestamente, io penso che ci siano delle persone che hanno delle competenze. Queste competenze le hanno apprese in anni ed è uno dei motivi per cui lo sono loro e non sono le persone che commentano. Quindi io mi affido a quello che dicono arbitri e giudici, anche quando sbagliano, se mai sbagliassero, e anche quando magari, nel caso contrario, il verdetto fosse stato contro di me e non per me. Detto questo, io sono convinto di aver vinto questo match per il semplice fatto che so quanto abbiamo lavorato e so come ci siamo presentati. E per quanto effettivamente ci sia stato un grande inizio di Yassina, che mi aspettavo, dall'altra io avevo studiato il fatto che se nel match di lui, comunque lui aveva avuto un'autonomia impegnativa nei miei confronti per 2 round, questa volta allenandosi a razzo non avrebbe avuto per 4. E infatti è andato molto forte i primi 4-5 round. Dal momento in cui ho iniziato a sentire i colpi, visto che comunque non cedevo, secondo me c'è stato un calo drastico a livello di prestazione atletica sua, e io invece sono uscito fuori come avevo considerato. Sarebbe un errore, secondo me, quello di iniziare da subito con lui a scambiare in maniera violenta, perché non ti nego che effettivamente ha un timing, una capacità di incrociare molto simile alla mia, ma su colpi che io solitamente accuso. Quindi penso ci sia stato molto rispetto da entrambe le parti, proprio a livello agonistico, e per quanto riguarda invece il verdetto, ovviamente sono felice e sono convinto di averlo portato a casa, con tutte le polemiche che possono derivare, ma tutti i grandi match lo fanno. Quando vinci alla Juventus stai sempre a rubare, no? Anche quando magari hai merito. Quindi l'accetto con serenità, grazie a Dio non sono una persona che si fa influenzare. L'unico motivo per cui mi posso far influenzare è stato a luglio, quando c'è stato quel grosso problema, fastidio, e quindi ho deciso di riaffrontare il rematch. Però anche in questo caso qui non mi faccio mai influenzare in maniera negativa, ma cerco sempre di utilizzarlo come una carica per poi poter fare la performance che ho portato, diciamo. Ora, riprendendo il discorso delle opinioni popolari e di chi effettivamente è pagato per fare il lavoro di giudice e quindi ha, diciamo, la sua professionalità nel farlo, no? C'è stato un giudizio che differiva nettamente dagli altri due, no? Ora, rivolgendomi anche ad alcuni colleghi che hanno preteso da parte mia una presa di posizione perché volevano che dicessi la mia, lo faccio di fronte al pugile e se ho questo privilegio è solamente perché so come ci si comporta in maniera professionale, pur non essendo un giornalista, e come si fanno le cose, non perché ho follower e cose del Una genere. parentesi, uno dei motivi per cui io sono qui con te e non sono con tanti altri là fuori che si professano signori scesi in terra. Bene, questo mi fa molto piacere. Ora, senza fare, diciamo, troppe robe complicate, contare colpi e cose del genere, ma semplicemente tenendo conto della logica arbitraria, fondamentalmente io ho avuto la netta sensazione che il match lo avesse vinto Yassin per 95 a 92. Su un match combattuto, dove ho considerato anche quattro riprese interpretabili, che a questo punto, secondo la logica dei due giudici che ti hanno premiato, sono state assegnate a questo punto tutte da te. Pertanto, diciamo, lo trovo un giudizio molto opinabile per questi fattori. A questo punto, dimmi te cosa ne pensi del giudizio, del verdetto e secondo te quali sono stati i round che ti hanno premiato. Ma guarda, io posso dirti, come tu hai detto riguardo quel 95-92, ma si vede anche in diretta, io sono rimasto letteralmente scioccato.
nessun giudice che veramente sta prendendo seriamente il match può dire che c'era un divario così alto di punti tra me e Yassine. Ma io ne sono proprio convinto di questo, perché vuoi anche prendere, anzi, parliamone proprio concretamente. Ci sono stati due conteggi? Bene. Uno dei due conteggi è stato annullato perché Yassine è stato ammonito, no? Quindi automaticamente era avanti di 2 punti dal primo round, essenzialmente. Io sono convinto che ci sia stato un cambio di rotta dal primo diretto che l'ha fatto, l'ha sentito, non mi ricordo adesso che round, quarto o quinto, e ho dato, tra virgolette, molte virgolette, perché Yassine è tenace da far paura, sono riuscito a romperlo, diciamo, a scheggiarlo mentalmente nel momento in cui ha sentito il montante sotto. Credo che, considerando poi come siamo usciti entrambi dal ring, ti posso assicurare che, essendo là in diretta, live, la differenza a livello di viso, pulizia del viso, era estremamente evidente. Non c'è dubbio che Yassine ha lavorato benissimo col jab. Non c'è dubbio che Yassine ha lavorato bene, soprattutto all'inizio col montante alto, però sono convinto che lo stesso jab, che non è stato considerato per me a luglio, che era così utilizzato, non è stato considerato neanche in questo match, evidentemente. Molto probabilmente, considerando le caratteristiche dei due pugili, si è voluto dare più attenzione ai colpi effettivamente impattanti durante l'incrocio e durante gli scambi. Secondo me, dal punto di vista tecnico e di approccio al match, non sono mai finito all'angolo. Yassine, al contrario, è uscito molte volte all'angolo e tutte le volte non è uscito pulito, ma anzi ha preso diversi colpi di fila estremamente potenti. Quindi io rispetto quello che dici, lo posso anche capire, perché il match così è una split decision, ma secondo me quel 95-92 era troppo buono nei confronti del match di Yassine. Però posso capire, posso capire. Quindi cosa ne pensi dei round interpretabili? Cioè, volendo fare una distribuzione, diciamo, del punteggio. Guarda, 6 a 4, 6 a 4, dandoli pieno ovviamente il primo round, quel round dove c'è stato il conteggio, l'ammonizione è venuta quello dopo, mi sembra, quando è arrivato il colpo al fegato. Però io ti direi, a livello di round, 6 round a 4 per me. Anche considerando come ho concluso io il match, secondo me gli ultimi 3 round sono andati in crescendo totale e Yassin cercava di tutelarsi. Su questo proprio non sono convinto. Negli ultimi round, eh? Sì, nonostante comunque abbia dimostrato, voglio dire, comunque mi ha piazzato al nono round o al decimo un montante alto che mi ha fatto esplodere il naso. Quindi. Però non ci sono stati colpi negli ultimi 3 round che potessero dire: ah, ok, Yassine ha vinto questo round. Perché paradossalmente dei round interpretabili, io avevo la lettura inversa della sua, ovvero mi sembravano più interpretabili i primi round, mentre gli ultimi due li davo chiaramente a Yassin, perché da fuori si vedevano più pesanti i colpi di Yassin negli ultimi due frangenti. Non saprei dirti, però è questo il bello dei match così interpretabili, no? Che meno male. Io ti dico, per come mi sono sentito mentalmente, avanzavo veramente tutto il tempo. Comunque, i colpi più pesanti di Yassine, in un modo o nell'altro, sono riuscito sempre in qualche modo a schivarli e deviarli. E sicuramente ha messo dei nuovi colpi estremamente interessanti, come ripeto, il jab e il montante alto. Però penso di essere riuscito a disinnescare molte delle cose che sa fare Yassine, che invece il 26 luglio è riuscito a fare senza problemi. Anche il livello di, non so come dirti, anche il livello di presenza fisica, cioè quando tirava lui era una cosa, quando tiravo io era un'altra. Ripeto, sempre volendo considerare quei due conteggi, di cui uno dei due, lo sottolineerò all'infinito, è stato fantasma e lo sappiamo tutti, è inutile che ci prendiamo in giro perché vuol dire che si è in malafede. Quindi diciamo, a livello, riprendendo la prima domanda, a livello morale ti senti te vincitore? Sì, mi sento vincitore moralmente, ma guarda, penso che dovrebbe sentirsi così anche Yassine. Cioè, a prescindere da tutto, abbiamo portato uno spettacolo incredibile che in Italia nessuno può permettersi di averlo fatto negli ultimi anni sul panorama nazionale, e abbiamo creato una rivalità che non penso si sia spenta con questo match qui, nonostante comunque ho già detto a Yassine che l'avrebbe trovato disponibile per allenarci insieme, poi per fare, se lui vuole preparare il titolo italiano, io magari altro, perché sono convinto che
la chimica che si è creata tra noi due, stilisticamente parlando, stilisticamente, sia molto alta. E credo che match così spettacolari possiamo farli solo io e lui. Cioè, non so come dirti. E veramente siamo talmente ben incastrati, amare, a livello di capacità tecniche e fisiche, che sono match che solo io e lui potremmo fare, nessun altro. Quindi sì, la rivalità c'è, il dubbio c'è sempre. Io spero che gli assuda questa situazione per quello che è. Io li comunque ci sono abbracciati. E moralmente una vittoria quando si chiude con rispetto e affetto sia da una parte che dall'altra. E quello che è stato tutto. Ed entrambi sono convinto che abbiamo levato le persone che abbiamo perso. Te la immagini un'altra, un terzo capitolo con lui? Non sicuramente adesso, non sicuramente sul panorama nazionale, ma l'aspetto in panorama internazionale con delle borse che possono rispettare anche l'impegno che ci mettiamo di lui. Ma non ho dubbi che ci incontreremo, ma non sarà sul panorama nazionale. Cioè, io comunque penso, ragazzi, di aver dimostrato ampiamente quello che valgo. Io comunque da novembre del 2022 ho combattuto con Joshua Noma, ho combattuto poi con il 7 in aprile, ho combattuto con Yassine a luglio. Eppure perché non ero felice, a dicembre ho combattuto di nuovo con Yassine. Cioè vorrei dire 13-0 imbattuto, Rossetti 11-12-1 e Yassine 13-0. Perché a prescindere da quello che la gente vuole, in questo momento sono convinto che sul panorama nazionale ho ampiamente dimostrato il mio valore. Yassine l'ha fatto anche e al momento credo che entrambi dobbiamo andare avanti. Tra parentesi, ho letto proprio un commento tra i tanti di Gualtiero Becchetti, che è il giornalista oltretutto di Boxing Web, che diceva che molto probabilmente un terzo match tra me e lui farebbe un danno a entrambi piuttosto che altro, perché credo che abbiamo dimostrato tutto. Il primo match l'abbiamo fatto in un modo, il secondo ci siamo evoluti completamente e sono passati 4 mesi. Quindi i margini di miglioramento per entrambi sono molto alti in questo momento. Confrontarci di nuovo vorrebbe dire creare un match ancora più improntato all'ostruzionismo dell'espressione pugilistica dell'avversario, dell'altro, e quindi sicuramente sarebbe non utile al momento per entrambi, ma neanche per il pubblico. Cioè, secondo me, io e lui abbiamo espresso il massimo nel primo match a livello di violenza e strategia a livello nel secondo. Cioè, cos'altro c'è da dimostrare nella box? Io sono contento che sia così, va bene così per il momento. Sicuramente ci rincontreremo più avanti, ma me lo immagino nel panorama internazionale, perché sia io che lui meritiamo che per fare questi match qui ci siano effettivamente delle retribuzioni economiche molto più soddisfacenti. Questa è una curiosità mia, poi dimmi te se la vuoi mettere nell'intervista o no. Ma Vai. quanto sono per un titolo così? Boh, diciamo che per il titolo tra me e Yassine abbiamo preso molto bene, perché comunque l'asta finale è stata vinta per 21.000 euro. Calcola che il campione prende il 60% e lo sfidante il 40%. Quindi ti faccio fare un calcolo a te, per un titolo italiano sono borsa analista. Ma infatti sono contento, perché adesso non è per fare pubblicità, ma sono contento. Le fava il mio procuratore, che Massimiliano Durano, che sarebbe l'organizzatore degli eventi, della promotion, insomma, stanno investendo tantissimo a livello in fattore economico e in fattore di tempo per me e per gli altri pugili della scuderia. Che uno lo voglia o meno, anche gli assieme, perché poi parliamo di business, sempre li andiamo a finire, a parte l'onore e la gloria, parliamo anche a livello economico. Sono convinto che gli assieme, la borsa che ha fatto con me, non l'ha mai fatta con nessuno. E sono convinto che quando dovrà conquistare il titolo, le borse che ha fatto con me non le farà neanche in quel frangente lì. Non faccio altre insinuazioni, ovviamente, da questo punto di vista, però penso che si sia capito cosa voglio dire. Parlando invece del tuo futuro, punti a un'altra difesa italiana? A questo punto mi sembra di no. O hai già preso il passaporto? Quali sono i tuoi prossimi step? Ma guarda, stiamo valutando un po' le proposte che ci sono arrivate, che sono molte. Diciamo che in realtà abbiamo preso il passaporto perché siamo sempre pronti, ma allo stesso tempo stiamo anche valutando una difesa, ancora un'ultima difesa volontaria per il semplice fatto che al momento siamo in classifica europea 23esimi. Quindi il titolo italiano, che a livello sul panorama nazionale è quello che è riconosciuto anche sul panorama europeo, insieme agli altri titoli nazionali degli altri stati, ovviamente, è sicuramente un'occasione per poter salire ancora un po' e poi diventare da effettivamente degli sfidanti concreti per il campione, l'attuale campione italiano di pesi medi, che è andato a Tursuniani. Io l'ho visto, non l'ho visto in diretta,
Sono ampiamente convinto di essere assolutamente alla portata di questo match e di poterlo anche vincere. Quindi adesso vediamo, si stanno organizzando molto. Io non ti nego che mi stanno nascondendo tutto perché sanno che sono una persona estremamente cervellotica, che fa mille piani e se gli dai degli obiettivi si mette già ad allenarsi domani. Allora mi hanno chiesto rigorosamente di stare a casa prima del 7 gennaio, di conseguenza. Non saprei dirti, però sicuramente il prossimo anno sarà un anno di svolta, come è stato anche questo 2023 in realtà, però sarà un grande anno. Diciamo che per la questione del titolo europeo, del ranking europeo, sì, è una buona idea pensare a un'altra difesa però volontaria, perché anche io non ho fatto solo di obbligatorie, quindi. Però in caso, se questo non dovesse avvenire, sicuramente inizieremo a lavorare molto con l'estero, perché ci siamo resi conto, soprattutto andando in Spagna, che devo fare assolutamente dei level up, non in termini di attacco, ma sicuramente in termini di difesa. Ok, e invece nel caso ti interessasse il titolo Mediterraneo WBC, probabilmente non ti serve nemmeno il passaporto perché sarà conteso tra breve tra i due pugili che conosci molto bene, no? Ecco, ci vuoi parlare di entrambi? Ma guarda, starò lì con la bandierina italiana a sventolare la Bordo Ring per vedere Dario Borello contro Joshua Moma, come sarò anche lì per vedere Samuel Moma contro Giovanni Rossetti. Sarà sicuramente un match interessante. Per quanto riguarda il WBC del Mediterraneo, ti dico, è un match che farei, anzi, parlando prima di loro, dai, prima loro gli protagonisti. Sono convinto che se Joshua riesce a imporre la sua capacità fisica, che ragazzi è veramente alta, potrebbe aver la meglio su Dario anche prima del limite. Bisogna vedere il nostro Dario se è veramente ballerino di salsa di qualità come si deve. Nel caso riuscisse a far ballare Joshua nel miglior modo possibile, mi aspetto che vinca i punti. Sono sicuro che non ci sarà una finalizzazione da parte di Dario Morello. Sono più propenso a una finalizzazione di Joshua su Dario nel caso effettivamente ci sia. E sul piano tecnico, ovviamente, Dario è secondo me personalmente 10 spanne oltre Joshua. Lo dico Quindi proprio con onestà. Sì. pronostico E secco, poi, quindi sì. se devo dare una vittoria, dici? Guarda, ti dico Dario. Ti dico Dario solo perché the show must go on. E sarebbe molto divertente quella sera all'Allianz Cloud ballare un po' insieme. Però lo scopriremo solo vivendo, sicuramente mi troverai a bordo ring. Ad ogni modo, per quanto riguarda poi la legittimità della cintura, ti dico, quando mi hanno detto che Joshua Morello e Dario facevano il titolo, mi ha fatto un po' sorridere, perché tutti dicono, no, perché il WBC, io sono in classifica WBC nel Mediterraneo, però per me il titolo nazionale aveva estremamente più valore, quindi voglio dire, non lo farei per la cintura, nonostante sia molto carina, perché è verde innanzitutto, c'è scritto WBC, anche se sotto c'è la sigla Mediterranean Champ, però sì, sarebbe molto, molto interessante sarebbe fare un match con Dario, più che altro per lo show, con la Ecco, giusta borsa, se che poi lo dovesse sottolineo. esserci questa contrapposizione, come funziona? Cioè, te metti in palio il titolo sia italiano che mediterraneo e si unificano? No, 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 io lascerò vacante il titolo italiano e passerò a quello del Mediterraneo. Non penso ci sia modo di mantenere entrambi i titoli, e comunque poi dando un'occhiata alla classifica nazionale dei medi, a parte Yassine e Giovanni Salchiotto, che ormai ha firmato con la Top Rank, quindi penso che sia in altri mari a navigare, estremamente più importante dei nostri, mi oserei dire, però voglio dire, se l'è meritato con il suo passato dilettantistico. Non ci sono altri in categoria, quindi perché continuare a stressarmi e a dover mantenere alta l'attenzione, la guardia per match che poi non so neanche contro chi sono. Anche perché, ripeto, sto guardando in categoria per curiosità la classifica, voglio dire, i più promettenti hanno ancora due o tre match. Quindi io sì, come si dice, un Upgrade. salto, insomma, esatto, un upgrade facendo appunto dei matchup notevoli, quindi però per causa di forza maggiore dovevano per forza farmi fare sto titolo italiano con 8 match. Però vedendo loro contro chi combattono,
penso che la strada sia ancora molto lunga. Io comunque sono giovane, ho 26 anni, li ho appena compiuti, ma ho molta fame di arrivare, di fare. Quindi penso proprio che il titolo del Mediterraneo lo farei solo perché sono divertito, ormai ci e il titolo nazionale invece lo lascerò vacante. Nel caso, proprio perché non c'è più niente da dire, penso, in Italia. Dal mio punto di vista, per quello che ho fatto io, chiaramente. Dai, Perché quindi. qui, se qualcuno ha da ridire, è in malafede. Perché se ho affrontato io, non l'ha affrontato nessuno. Chi non ha fatto match contro questi pugili qui, nessuno l'ha mai fatto. Quindi devi essere veramente in malafede per fare il tifo contro, parlare di fortuna, sfortuna o di match rubati. Questa è la verità. Ok, e quindi dai, guardiamo con attenzione il prossimo match e vedremo. Ti vedremo a Porto Ring a te? Mi vedrete a bordo ring, ti ho detto, con la bandierina a fare il tifo. Sono felicissimo di essere io, oltretutto ho sentito Edoardo della TAF. Insomma, mi fa molto piacere essere lì, è un grande evento, gli faccio dei grandi complimenti e faccio anche dei complimenti ai contendenti che hanno deciso di mettersi in gioco finalmente. Eccoci qua, vedi, bastava uno che iniziasse a farsi spaccare la testa e vincesse per dopo far muovere un po' tutti e voler far match veri, eh? Quindi niente, sono felice, sono onorato e sono felice di essere lì. Sarà un grande evento, mi troverete quindi anche con una chiacchierata o un abbraccio.